Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Senta Michelizze, lei in apertura ha detto la notizia è scioccante, Navalny non è morto, Navalny è stato assassinato, non è stata una morte per malattia, una morte naturale avvenuta in cella. Mosca smentisce, siamo abituati alla disinformazia di Mosca. Le chiedo però che significato avrebbe una notizia del genere? Che momento storico ci racconta stia vivendo Vladimir Putin ed è un messaggio anche a noi, all'Occidente? Sicuramente sì, è un messaggio ben chiaro perché avviene quasi un mese prima delle elezioni in Russia, 17 marzo ci saranno i presidenziali in Russia, avviene in contesto in cui a casa in queste ultime settimane si sono mobilitati più o meno quella parte attiva della popolazione russa intorno al candidato nazista, non tanto perché qualcuno supportava veramente quel candidato, ma perché i gruppi di opposizione si sono riuniti per la prima volta nella storia russa intorno al nazista per liberarsi semplicemente da Putin. E si è mobilitata la società, si sono visti le file per raccogliere le firme per nazista, e dare la firma vuol dire dare un accesso ai servizi segreti, anche ai dati del passaporto, no? Se non dai i dati del passaporto non puoi raccogliere le firme. Quindi il Cremlino ha visto che fra la società che ha cercato di silenziare ci sono quelli che sono disposti di protestare in un modo attivo. Sicuramente questo non era tollerabile. A questo si è aggiunto quello che stiamo osservando sulla scena internazionale, soprattutto nei confronti della guerra in Ucraina, dove la situazione assolutamente sconcertante, confusionale nel congresso americano, e la debolezza che l'Occidente ha mostrato nei confronti di Ucraina non ha fatto altro che incoraggiare Putin di andare su questo passo. Io vorrei riportarla su cosa avrebbe potuto fare l'Occidente, diciamo.